Bene. Buongiorno Milo, avete un nuovo compagno di strada, Milo De Mattei, che era uno studente di violino. Non ti Pronto? sentiamo, né ti vedo. Sì. Ok. Eccomi. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Sì, sono un ex studente di violino, adesso è entrato a musica elettronica. A quanto pare dal 27 gennaio, ma si erano persi la mail che avevano mandato, quindi l'ho saputo Vabbè, adesso praticamente. in fondo siamo solo a maggio, hai Infatti. tutta la vita davanti a te. Diciamo che Allora, forse a ok, gennaio ero ancora in tempo, adesso un po' in là, però vabbè. Milo, noi registriamo queste lezioni, come avrai avuto modo di vedere Di anche vedere, su sì. YouTube, eccetera, eccetera, per cui non dire parolacce, non parlare male del conservatorio, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, noi andiamo avanti come da programma. Poi, casomai, Sì. se ci sono domande, tu ferma, eccetera. Va bene. Giulio, avevi un grosso dilemma, non ci Un piacciono grosso questi. dilemma di un esercizio che non ho provato a fare, ma non so che cosa è andato storto. Faccelo E vedere. penso sia un errore logico più che di sintassi. Vediamo. Un attimo che lo cerco. Ok. Ci sono altre domande Io mentre. anche ho un grosso dilemma. Pure due grossi dilemmi. Due non lo so se riesco a gestirli. Dunque, vediamo un po'. Allora, è molto una cosa in realtà Quanta roba scrivete, Madonna Santa, sì. da dipendente d'azienda. Comunque, vabbè, praticamente il programma era questo, semplicemente ci stava da... un attimo che leggo direttamente. Ah, vi state preparando per fare software aziendale, molto bene. Sì, Ha già capito che ho fallito come... Che si possa che arriva Il questo. softwareista aziendale può andarti a riporre, va bene. Allora. È una delle cose più divertenti della terra fare software aziendale. Sì, veramente. Sì. Infatti penso che investirò tutta la mia vita in quello. Bene. Un secondo. Guarda, già vedo che non può proprio, non, manco a calci. Comunque, la cosa era questa. Usate un array unidimensionale per risolvere il seguente problema. Una compagnia paga i suoi agenti di vendita su commissione. Gli agenti di vendita ricevono 200 euro la settimana più il 9% delle loro vendite lorde per quella settimana. Ad esempio, un agente di vendita che ottiene un introito lordo sulle vendite di 3.000 euro in una settimana riceve 200 euro più il 9% di 3.000, ovvero un totale di 470 euro. Create un programma in C usando un array di contatori che determini quanti agenti di vendita hanno avuto i loro guadagni in ognuno dei seguenti intervalli. E gli intervalli sarebbero questi. E Sì. a ognuno Ok. di questi praticamente bisogna inserire tipo, esempio, 1, questo qua, 2, eccetera. E poi fare una sorta tipo di array tipo di frequenza per dire quanti in quello, quanti in quell'altro. Io sostanzialmente ho prima scelto quanti dipendenti che volevo mettere almeno un input. Sì. E poi vabbè, ho fatto un ciclo for per lo scanf di inserire I guadagni di i... ciascuno. Sì, quindi provo a inserire aspetta un attimo, perché già mi rendo conto che c'è qualcosa che non va di mio. Ma scusate, qui c'è una cosa proprio lampante, chiara e esplicita, non la vedete? Si vede da subito. Pronto? È una domanda per tutti voi, eh? Io sto leggendo. Ma tu sai che a livello logico quello che volevo fare era per ogni ciclo di questo qua
Lui che fa. il ciclo da 1 a 10, se il contenuto dell'array in 0 è uguale a 1 più, mettere più, poi se è uguale a 2, mettere più, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ristampare tutto quanto. Sali un attimo giù. Puoi salire giù, non è male. Salire, virgola. Sali più giù. Oppure, Niente, come diceva il mio professore di applicazioni tecniche, esci dentro. per uscire bisogna entrare. Esci dentro. Dai, Ma Filippo, non lo vedi? C'è un problema grosso come una casa. Questo manco compila, vero? mi sa che compila. Compila? Io mi sto chiedendo in realtà una cosa che penso dovrei già sapere, ma cosa vuol dire size D? Come? Cosa vuol dire size DE? Size T è un tipo, diciamo, artificiale che in realtà replica uno dei tipi naturali. Il problema è quando si parla di una dimensione in C, una dimensione per esempio di un tipo, cioè quanto è grande un int? Un int è grande n size T, capito? Cioè, Sì, ma qual è il vantaggio di sostanzialmente è usarlo? l'equivalente, come dici? Ad E qua qual è il vantaggio di usare quello al un posto attimo di un prendere la zero? bottiglia d'acqua. No, allora, vedi, il guaio di questa roba qua è che GCC qua mischia la compilazione C++ con la compilazione C e non dice niente al riguardo. Questo in C stretto non dovrebbe compilare, perché? Non lo so, l'inizializzazione dell'array, però mi sembra che vada bene quella. No, guardate bene, c'è una dichiarazione alla riga 10 e dopo un pezzo di codice. Lui chiede quanti sono i dipendenti, dopodiché dichiara, no, un array con il numero dei dipendenti che nel frattempo è stato caricato dinamicamente. Ok, Quindi sì, infatti non si può fare. È alla quello compilazione, che. il compilatore come fa a sapere quanti sono questi dipendenti? Perché lui lo deve sapere alla compilazione questa cosa. Il size of di guadagni, quant'è? Alla compilazione lui non lo sa al runtime. Quindi, secondo me, per esempio, guadagni, siccome questo lui compila perché in C++ è permesso fare una cosa del genere. Però vedete che logicamente, guadagni, per me, alla compilazione alla dimensione 0, perché n dipendenti è 0. Ok? Quindi in linea teorica questo affare va a sbattere. Vero, Giulio? Purtroppo c'è questa cosa che appunto c'è questo errore logico, penso che sia questo appunto, che una volta che inserisco non... Poi stavo vedendo un attimo che qui non so perché mi ho messo per 100 S, perché prima l'avevo fatto con le stringhe, cioè con i caratteri, ho inserito A, B, C, e poi ho detto vabbè lo faccio senza. E qui mi sono dimenticato di togliere questo e soprattutto di... Perché tu inserisci dei numeri. Sì, ma comunque capisci che non, in un Sì, ho programma compilato, capito che praticamente penso che nello stack ci siano dei problemi per quanto riguarda i byte dell'array. certo, perché n dipendenti è zero in quel punto. Cioè, è un array di dimensioni zero, per quel che mi riguarda. Ok, quindi conviene semplicemente
No, allora, adesso oggi vediamo una cosa, vi faccio vedere come si fa a fare sta roba qua, perché questo fatto che voi ogni volta inserite i dati a mano è una porcheria grossa come una casa, ok? Però non sapete fare altrimenti, quindi adesso vi insegno a fare altrimenti, ok? Vi insegno a usare propriamente la riga di comando, cioè questi. I comandi che voi vedete sulla riga di comando hanno sempre degli argomenti. È come, quelli sono quello che si inserisce a mano. Ok? Detto questo, no, Io cioè, anche avevo un'altra domanda. prego. Ok. Prendo lo schermo. Ok. Un attimo, mi sta aprendo. Ok. E tolto il fatto che ho sempre questo compilatore qua, ma io in realtà non uso questo per compilare, cioè uso quello normale, insomma. Esatto. Usa un compilatore C. Sì. No, scusate. Ecco, la mia domanda era su questo qua. Che era la cosa che l'altro giorno avete fatto a lezione, quando purtroppo mi è caduta la connessione, l'ho recuperata, però avevo alcune domande. Allora, scusa per Milo e per ricordarci, stavamo vedendo Sì. come si fa a scrivere in object oriented, in forma object oriented, con il C, non con il C++, con il C. Ok. Filippo, i commenti sono C++, questi commenti qua, vabbè. Ah, ho sbagliato. Vabbè, non Allora importa, poi non importa. Vai avanti, vai avanti. li cambierò. Allora, la domanda era questa. Allora, innanzitutto perché nella definizione delle strutture io non posso. Cioè. Come si fa nella definizione delle strutture, per esempio, all'interno di questa struttura forma geometrica, a definire delle variabili costanti che sono uguali all'interno di tutte le strutture? Cioè, se io voglio avere che la struttura forma geometrica ha una costante che si chiama add, per esempio, e che ha valore d, come faccio? Scusa, voi confondete, non c'è verso di fare. Allora, c'è una confusione. Quella che vedi là, dalla riga 3 alla riga 9, è una definizione, non è un'istanza. E su questo sono d'accordo, no, 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 seppure la definizione delle classi, noi però comunque, ok, sì, non sono la stessa cosa, una classe è una cosa, una struttura è No, no, il un'altra. problema è che non puoi inizializzare un'istanza dentro una definizione. Perché È quella è come se io ti un'istanza? Perché dicessi, io, eh? quella non è non so, una variabile o qualcosa. No, struct forma geometrica non esiste. No, No, dico const esiste. char add. Const char add è una variabile che può stare dentro la definizione. È come se io vi dicessi, io ho un'agendina telefonica, ok? Allora il tabaccaio mi vende un'agendina telefonica che è già piena di numeri di telefono e di nomi. No, no, io vorrei che su ogni pagina dell'agendina ci fossero scritte D, praticamente. Non si può fare, Non si può lo fare. devi scrivere tu. Ogni volta che creo un'istanza, quindi dell'agendina della pagina, insomma, ci dovrò a mano scrivere D, volendo. Ci dovrai a mano, puoi benissimo fare una funzione che inizializza la cosa. Vedi, per esempio, scusa, guarda la riga 36. Alla riga 36 l'istanza Giulio, no? Questa è l'istanza della forma geometrica che si chiama Giulio, l'istanza. Ok?
la quale è inizializzata con una serie di valori. Sì, no, no, infatti io questa cosa sono molto d'accordo su perché facciamo questo, però mi sembrava non strano. Non è questione di essere d'accordo, non è una questione di... È una questione di capire qual è la differenza tra una definizione... La definizione è come se io dicessi un'automobile è è un oggetto rettangolare parallelepipedo che ha quattro ruote, due porte, un motore, eccetera, eccetera. E poi tu mi dici, ma perché io non posso dire che è una 500? Meglio, perché io non posso definire che quella è la mia 500? Cioè, è un oggetto fisico esistente, capisci? Da una parte io sto definendo che cos'è, come è fatto, come è fatto. Dall'altra parte ti sto dicendo questo è il mio, ok? Sono due cose completamente diverse, istanze e definizione. Ok, no, no, d'accordo, ho capito. È come se creando il progetto di qualcosa io cercassi di metterci qualcosa che in realtà è di per sé una sorta di inizializzazione. Sì, non puoi farlo. Cioè, no, va bene. Mi sembrava perché io probabilmente mi rifacevo al modello di quando definiamo le classi, no? Se io volessi definire che tutte le classi hanno un attributo X, lo posso fare, però con le strutture... Chiaramente invece questa cosa non si può fare. Allora, guarda, facciamo perché allora tu hai messo, per esempio, dentro la struttura a forma geometrica, hai messo due funzioni, cioè due puntatori a funzioni che tu inizializzi giustamente. Ok. Mettiamocene un terzo e ti faccio vedere come si fa una roba del genere, se proprio la vuoi fare, ok? Alla riga 8, leva il commento, però leva anche l'inizializzazione. Allora, questo progetto, allora, questo qua innanzitutto lo salvo. Okay. È come la mia forma, in classe. E la salvo di nuovo in C++. No, in C++, salvalo in C. Questo è C. Sì, sì. Basta. Ok. Allora, tolgo tutti i commenti. Sì. Però metticelo quello, const char, quello come si chiama? No, senza iniziare, non lo puoi inizializzare, punto e virgola. Ok? Però aggiungiamo una un puntatore a funzione che è nuovo, oppure la chiamiamolo un altro. No, non, aspetta, fermo. Non ritorna un void. Questo ritorna un puntatore a una forma geometrica. No, non lo possiamo fare, scusate, non sapete fare una cosa. Non lo possiamo fare. Aspetta un attimo. Va bene. Allora, scusa, facciamo un'altra cosa. Mettilo da parte questo, lo facciamo dopo. Va bene, ma comunque l'idea che lei proponeva di fare una funzione che inizializza che tutte crea. Le struct, comunque sì, certo, è un'altra... Cioè, questa è una delle soluzioni che è un po' meno eleganti, magari, però... No, come meno eleganti? Tutti i linguaggi object-oriented hanno sempre una funzione di inizializzazione degli oggetti. Sempre. Prendi Python, cioè, la funzione underscore underscore init underscore underscore in Python è esattamente questo. È verissimo. E la funzione new in Ruby è esattamente questo, e la funzione non mi ricordo più quale in Java è esattamente questo, e così via. Non l'ho mai visto così, non ci ho mai pensato. Pure io non ho scritto la Divina Commedia perché non ci avevo pensato. No.
l'altra altre due domande, anzi, ce l'avrei. La prima è: perché quando mi riferisco ok, abbiamo definito che questa è la struttura forma geometrica, perché quando mi riferisco a un attributo di la forma geometrica che è passata qui che è passata appunto alla funzione, mi devo riferire all'attributo con la freccia Allora, non questo posso non farlo l'abbiamo spiegato, non l'abbiamo spiegato e ve lo spiego, però mi prendo un attimo uso la lavagna, perché Vuole disegnare qua o disegnare su una no, lavagna a non parte? lo posso ancora fare perché ancora non mi hanno dato grazie a loro, cioè sto discutendo con quelli di Zoom, non mi hanno ancora dato la possibilità di farlo. Per cui mi prendo la lavagna, aspetta un attimo. Allora, il meno superiore è una scorciatoia. È l'equivalente, è una. È una cosa stenografica. La vedete la lavagna? Allora, quando io. Allora, ripassiamo un attimo il puntatori. La dichiarazione è int asterisco p. No, scusatemi, usiamo una struttura. Tac. Tac, 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 tac. Allora, facciamo una struttura. Struct a bababa, int x e chiudo. Ok? Adesso, se io faccio un puntatore alla struttura a, no? Adesso, questa è la definizione. Ok? Tanto per essere chiari. Poi, ne faccio una, struct a n, che si chiama n. Ok, questa, allora, definizione, questa è un'istanza. Ok, adesso se io faccio un puntatore a una struttura A, puntatore P, e lo inizializzo con l'indirizzo di n, ok? Quindi questo è puntatore inizializzato. Con l'indirizzo di n. Ok? Ci siamo? Bene. Allora, P che cos'è? Puntatore che Indirizzo di noi. punta un È un puntatore a una indirizzo. struttura. È un indirizzo. Bene, sì. Ok? Asterisco P. No, P è il puntatore. Attenzione, ve l'ho detto, è ambigua questa notazione. Questa è una dichiarazione di un puntatore, ma quando io uso P, P è il puntatore. Ok? Asterisco P, che cos'è? Il contenuto a cui punta. Il contenuto a cui punta. Ok? Quindi, che cosa? Cioè, asterisco P è la dereferenziazione di P. Vuol dire la differenziazione? La dereferenziazione vuol dire che io prendo il puntatore e ne guardo il contenuto. Il puntatore è anche chiamato referenza. Ok? Quindi
Quindi quando dereferenzio il puntatore ne guardo il contenuto. Quindi P, quindi asterisco P è sostanzialmente N. Ok? Allora, quando io voglio accedere a cosa c'è dentro N, per esempio a X, no? Se c'ho N posso fare N.x, che tipo è N.x? Allora, N che tipo è? È strata. Strata, ok. N.x che tipo è? Intero. È un intero. Ci siete tutti? Se non sento niente io vado avanti, eh? Sì. Ok, adesso se io voglio accedere a n a x usando il puntatore, che cosa devo fare? Devo prendere il contenuto, no? E devo fare questo. In realtà non posso fare solo questo perché il punto lega più forte dell'asterisco, quindi devo fare una cosa di questo tipo. Dereferenziare il contenuto e fare questo, no? Queste due notazioni... Io provo a farlo così, però senza le parentesi. Senza le parentesi non funziona. Infatti forse non funzionava. Perché il punto lega più forte dell'asterisco. Ma queste sono due cose uguali, no? Questa è la stessa cosa. Ok. Non è la stessa okay. cosa. Come? Non è la stessa cosa di fare p.x. Però non so se si può fare. No, p.x p non è una struttura dati. P è un puntatore. Non si può fare. Sì, no. Ma infatti non capisco la logica di inserire P, cioè nel senso come fai a inserire P al posto di N? Cioè perché inserire P al posto di N per mettere allora, P punta N, no? P è un punto. Allora, ci abbiamo la memoria. Ok? Allora, questa è la nostra struttura dati, adesso sarà grande, no? Questa è l'istanza n. Buona. Questa è l'istanza n, no? P è questo numero qua. Ok? N è tutto uno spazio di memoria. Adesso io ci ho messo solo un intero, ma ci può essere di tutto dentro. No? Capite? Quando io faccio asterisco P, allora sì, asterisco P è questo effettivamente. Ci siamo? Non so come interpretare il vostro silenzio. Vi è chiaro o no? Sì, ma è più chiaro. Cioè, perlomeno per me è un pochino più chiaro. Gabriele, c'è? Sì, ci sto. Stavo rileggendo per bene. Comunque sì, direi di massimo è chiaro. Ok. Adesso c'è una notazione stenografica. È proprio una stenografia, nel senso che vuol dire esattamente la stessa cosa. Siccome questa è una cosa che si usa in continuazione, ok? È forse la cosa più usata che ci sia in C, come costrutto, perché si usano molto i puntatori, si usano molto le strutture, quindi questo tipo di accesso è molto usato. Kernighan e Ricci hanno pensato di fare una notazione stenografica, che è questa, che è meravigliosa. Ok? Questa è la notazione stenografica di questo. Stenografica significa veloce.
Francamente a me sembra un po' con controsenso, francamente, però... Che è la stessa cosa, sempre. È esattamente la stessa cosa. Però è tutto È tra proprio... parentesi con l'asterisco davanti. Come? Non ho capito, Francesco. No, niente. Perché è un controsenso, Filippo? Perché ci si perde l'informazione che X fa parte di... Ma come? Come sarebbe? Dove la perdi? Vabbè, mi piace. Ma comunque... No, vi assicuro, è fortissima questa notazione. Cioè, vi Va bene. assicuro, è di una... Questa simbologia è di una... Quando imparate a usarla è veramente spaziale. Perché Ok? immagino si possano concatenare più di uno. Ma certo, non puoi fare quello che ti pare. Quindi vuol dire C'è che una struttura. l'indirizzo, Eh? vuol dire quindi che l'indirizzo, cioè Allora, il questo fatto che non ci funziona sia. solo se P è un puntatore. Questo funziona solo se P è un puntatore a una struttura. Questo perché X è un campo di una struttura. Ok? La mia domanda è perché non abbiamo messo tutto a parentesi, abbiamo messo l'asterisco davanti. Abbiamo fatto, cioè, asterisco, aperta parentesi, P che freccetta, disegno di chiusa parentesi. No, perché freccetta è la stenografia di aperta parentesi, asterisco, P, Disegno. chiusa parentesi, punto. Con questa stenografia si può avere anche l'indirizzo di X, Certo, mettendo l'ampersand. tu puoi fare ampersand P di X, questo è l'indirizzo di X. Asterisco P di X. Allora, asterisco P di X, che cosa può significare? Perché mo vedete che è stata a complicare le cose. Ok, Avevamo questo sempre sempre sotto. va fra parentesi, no? Però che cosa significa questo? No, è asterisco aperta parentesi P di X. Allora, ok, aspetta. Allora. Come l'ampersand sopra, insomma. Però posso l'ampersand. Asterisco, così, aperta parentesi. Questo che cosa significa? Questo non è come abbiamo scritto sopra, non, cioè non compilerebbe ovviamente. Perché? Perché X non è un Capito. puntatore. No? Questo significa prendi il contenuto. Perché qua sono 2.12. È certo, del puntatore X. X che sta all'interno La struttura. di una struttura puntata da P. No, guardate che non lo rompete mica sto meccanismo. Cioè, ci pensano bene quando fanno i linguaggi, non è che sono proprio dei cialtroni qualsiasi. Sono completamente ortogonali queste notazioni. No? Potete combinare le cose come vi pare, c'è sempre un significato, il problema è capire quale. Però. Ok? Sì, io penso di aver avuto, penso di avere un'ultima domanda, c'è ancora tempo. Come? Penso di avere un'ultima domanda se c'è ancora tempo.
No, non c'è più tempo, ormai siamo, ci sta per finire il mondo. Certo che c'è tempo. Me ne vado? Devo uscire? No, no, ma, però magari ti faccio vedere, faccio lo, ok, ovviamente sì. Sì, aspetta, allora ok. Ok, aspetta che salvo intanto questo. Arrivo, no, vabbè, ci metto troppo tempo. TXT, Conservatori, Roma. Ah no, no, siamo, non siamo qua, siamo monografici. Ok. Siamo dunque, questo è stenografia puntatori strutture. Ok, bene, torniamo da noi. Pronti, che mi dici? Allora, innanzitutto volevo chiedere se ci fosse a parere suo, così ad occhio, un qualche errore palese per il quale questa cosa non dovrebbe funzionare. Perché la mia domanda in realtà è un'altra. Secondo lei questo, vabbè, no, non c'ha senso porre questa domanda così, perché niente, perché una volta sostanzialmente, ma proprio una volta di numero, mi ha prodotto un output veramente strano, però poi non l'ha più fatto, quindi in realtà magari sorvolo su questa domanda, perché finché non si ripropone non c'è senso chiederla, secondo me. Beh, ricordatevi che anche quando segnalate problemi a softwareisti eccetera eccetera, se il problema non è riproducibile non ve lo risolvono. Infatti. La domanda invece no, più teorica è questo: fare un cast di questo tipo, cioè dire P uguale struct forma geometrica, diciamo puntatore a una struttura forma geometrica al quale io do l'indirizzo di questa struttura triangolo, insomma tutto il discorso dell'altra volta sulle strutture, e significa che io con questo puntatore non posso accedere ad un eventuale attributo che ha solamente triangolo, cioè potrò accedere solamente agli attributi che ha la struct forma geometrica. Certo. Perché lui non sa, dopo che ho fatto il cast, che in di realtà essere un triangolo. France è un triangolo. Cioè, aspetta un attimo. Allora, il punto è questo. Non lo sa. No, quindi gli attributi di triangolo non li può accedere. Però le funzioni, per esempio disegnati triangolo, eccetera, eccetera, si trovano tra gli attributi della forma geometrica, i Sì, quello puntatori, senz'altro. quindi quelle faranno quello, e se quelle funzioni accedono loro agli attributi del triangolo, funziona la cosa. Ok, ho capito. Cioè, devo utilizzare le funzioni per andare a cercare le funzioni di triangolo per andare a cercare le informazioni all'interno di se stesso, praticamente, perché il puntatore non è in Proprio grado di così. andare a cercare. Beh, il puntatore non può accedere direttamente, ma i metodi, allora, le funzioni che si trovano all'interno di una struttura si chiamano metodi della struttura. Ok? Tanto per usare un po' di terminologia object-oriented. Gli attributi si chiamano proprietà. Ok? Le proprietà di un oggetto sono appunto gli attributi di una struttura dati, e i metodi sono le funzioni. Quando i metodi sono cosiddetti virtuali, sono metodi che dipendono dall'oggetto stesso, allora quelli di solito si trovano nella parte generica, nell'oggetto base, ok? E vengono ereditati
a seconda di come vengono inizializzati. Certo. Quindi nel caso, in questo caso il triangolo userà la funzione disegnati triangolo, la quale potrà accedere all'interno della struttura dati alle proprietà del triangolo, che non sono le proprietà della forma geometrica. Sì, sì, perché sì. Sa di essere un triangolo. Sì, sì, se no, certo, se no comunque l'altra scelta rimane sempre quella di smontare il cast, rifarlo e dirgli che è un triangolo al puntatore. Cioè, se io adesso volessi ricastare il filo, potrei fare. In realtà, quando tu fai la funzione disegnati triangolo, no? Che riceve giustamente una struct forma geometrica, però a questo punto non può essere più const. Ah no, scusami, no. Può essere const, perché tu la ricopi castandola dentro un altro puntatore, ok? La ricasti dentro la funzione a un triangolo. Potrebbe rispiegare un secondo? Allora, vedi la funzione 30, che è un metodo di triangolo. Se ti serve di accedere per esempio, lì ci hai messo la variabile simpatia, no? Mm-hmm. Da forma geometrica non puoi accedere a simpatia. Stava qua dentro simpatia, sì. Sì. Appunto, non esiste. Certo, non posso. Okay. Allora, quello che devi fare è... facciamolo alla riga 31, aggiungi una riga, no, 31 sopra il printf, e scrivi struct triangolo asterisco p. Questo è un puntatore a un triangolo, ok? Uguale. Allora, aperta parentesi. Allora, scusami, no. Facciamolo perché sennò ti rompe le scatole. Scrivi non struct, ma const struct. Facciamo tutto const. Perché il problema è che tu hai messo un const, quindi se gli levi il const, il compilatore ti dice guarda che sei un disgraziato. Const, scrivi il cast const struct triangolo asterisco, poi c'è la chiusa parentesi, buttalo, che è il nome dell'argomento. No, non c'è bisogno di metterlo fra parentesi, buttalo. Non ho messo... Ah, così. Ok. No, non c'è bisogno di mettere... Ho capito. Punto e virgola. Ok? È uguale metterci l'ampersand o non metterci, giusto? No, come è uguale? Non è la stessa cosa. Questo è già un puntatore. È un puntatore questo. Non è la stessa cosa metterci l'ampersand. Quello France è un oggetto. Questo è un puntatore già. Sì, scusi, metto una cavolata. Punto e virgola. Ci vuole un punto e virgola. Ok. Adesso, per esempio, dentro il printf puoi dire disegno un triangolo con simpatia %d. Mi sembra un intero, no? Un char, sì. Vabbè, un char, ok, %c. Questo per farti vedere che puoi accedere. Mm-hmm. Ok, virgola e metti P, no. No, vero. Buttalo è un P meno superiore simpatia. Cioè, buttalo è una forma geometrica, non ha la proprietà simpatia. No?
cioè buttalo un puntatore a una forma geometrica, non punta a una struttura che ha dentro la proprietà simpatia. P, certo, invece è un c'è puntatore là. A un triangolo e quindi può accedere. Ho capito. Ah, adesso ho capito benissimo cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto un nuovo puntatore che è di un nuovo tipo, ereditando dal vecchio puntatore il suo indirizzo, allora, fondamentalmente. Scusate, tu intanto compila e vediamo se compila. Allora io interrompo qua. Sì, mi riprendo un attimo per farvi vedere quello che stiamo facendo, perché mi pare che non vi sia del tutto chiaro. Allora, il punto qual è? È molto semplice, sapete, questa cosa. Non è... Allora, se io ho l'istanza della mia struttura dati è una cosa che sta in memoria, no? Che occupa un certo spazio di memoria. Diciamo che occupa questo spazio di memoria. Questa è un'istanza della struct forma geometrica. La chiameremo FG per... Ok? Adesso, quando io dico il triangolo c'ha della roba, c'ha una struct forma geometrica per prima, ok? Più c'è anche un... cos'è un char? Uffa, che... devo dire parolacce. C'ha un char simpatia. Allora, ripassiamo. Questa è la forma geometrica. Questa è FG. Questa è il triangolo. Vedete che FG e triangolo sono uno dentro l'altro, no? Quindi quando io punto P, ok? P lo punto qua. Ok? P, che è uno struct FG asterisco P, ok? Mi vede tutto questo, ok? Non vede questo, ok? Se io faccio un cast a una struttura triangolo, è sempre un puntatore questo, lo chiameremo T, asterisco T, questo punta sempre qua, no? Però la struttura triangolo è più grande, e quindi vede anche questo. Pronto? Sì? No? Forse? Hello? C'è qualcuno? Sì, ci stiamo. È tutto chiaro? Sembrate perplessi. Devo fare come si fa nei concerti rock. Say yes! Yes! Say yes! Me ne vado? Come diceva il gelataio? Finito? Basta? Tutto chiaro?
Oh. Sì, dice. Vabbè, boh, non lo so, non so che dire. Salvo e me ne vado. Questo, oh signore, di nuovo. Sì, chiaro. Ah, ecco, meno male. Maestro, io non ho capito una cosa. Prego. Un po' off topic, ma questa è materia di primo anno? No, questo è un seminario di programmazione che facciamo per tutti. Però sì, siccome quando entrate nella scuola di musica elettronica poi diventate molto snob, dal secondo anno in poi diventate molto snob, pensate di sapere tutto, eccetera, eccetera. Allora è una cosa che fanno solo al primo anno. Ah, ok. Fanno solo quelli del primo anno che impareranno a programmare, e quegli altri non posso dire niente perché siamo in fascia protetta. Va bene. Ok. Va bene? Ok. Perché io, diciamo che ho capito, insomma, un po' poco, quindi sto un attimo cercando di andare. No, devi... Allora, questo seminario è fino alle 10:30, poi alle 10:30 entriamo veramente nel corso di composizione. Il problema è che non abbiamo un corso di programmazione all'interno, perché non esiste nella griglia, no? E sì, d'altra parte non può esistere fino al biennio, per cui la cosa è che voi dovreste stare fino al biennio a vivere come bruti. Siccome in realtà questa è una cosa di fondamentale importanza, per me assieme al maestro Lupone abbiamo... Ah, incidentalmente, dico una cosa. La settimana prossima interverrà anche il maestro Lupone, che vi voleva raccontare un po' di cose. Mi fa molto interverrà durante la lezione di composizione. Quello che ci dice riguardo alla scena romana... Sì, esattamente. Il secondo, ok. Esattamente, quali sono le prospettive che ci sono, eccetera, eccetera. Perché io ci tengo, perché siccome il maestro Lupone ce l'abbiamo adesso, ma l'anno prossimo andrà in pensione, vorrei che aveste anche questo tipo di informazione e questo tipo di prospettive. Comunque, tornando a noi, questo è come fare... come fare latino, nel senso che è l'equivalente del latino. Studiare il C in particolare, è una cosa che abbiamo deciso. Il C è il linguaggio che sta sotto a tutto quello che vedete in un computer. Sotto, alla fine della fiera c'è il C. Quindi se scrivete in Python è scritto in C. Se scrivete in Ruby è scritto in C. Se scrivete in Java, i compilatori Java sono scritti in C. E così via. Il C è scritto in C, esattamente. Sì. Ma è proprio così, eh? Il compilatore fa due passi. Il primo passo lo fa con un vecchio compilatore C, poi si ricompila da solo, da sé. Vabbè, un giorno compileremo il compilatore C. No. Per vostra gioia. Ok, possiamo andare avanti? Posso andare avanti? Milo, tutta questa roba ti dovresti rivedere le lezioni precedenti, che ci sono tutte online su GitHub. Ah, ok, tutte quante. Proprio dalla prima? Sì, perché a questo punto... Boh, non voglio che si montino la testa i tuoi colleghi, però è un po' più avanti del proprio... Beh, senza dubbio, sì. ...dell'inizio, ok? Ok. Quindi i tuoi colleghi, e fatti spiegare anche da loro, prendi i loro nomi, i numeri di telefono, rompi le scatole, fai lo stalker... Sì, poi magari prendo le mail e gli scrivo a qualcuno, insomma, direttamente. Sì, anche su Slack, cioè su Slack ci sono tutti, per cui... C'è la chat, ho visto. Sì. Quindi, ok, beh, tranquillo, alla fine lezione ci scambiamo i telefoni. Sì, se fanno una chiacchiera. Vai, posto. Bene. Magari, grazie. Sì, vi posso lasciare la chat aperta e dire... Andiamo a prendere un caffè. No. Adesso no. Non si può. Però me lo offro io magari quando si potrà. Questo è poco, ma 2022.
Va bene. Io ho finito le domande comunque, grazie mille. Meno male, va. Meno male. Possiamo anche andare avanti. Abbiamo ancora un'ora per andare avanti. Allora, Salvo, ma perché questo non si ricorda dove sta, mannaggia? Ah, prof, e comunque compila alla fine, cioè fa quello che deve fare. E fa quello che deve fare? Sì, sì. Meglio. Allora, incontri, questo si chiama puntatori europei. Ok. No, dite che consuma meno internet se tolgo la telecamera. Certo. Proprio nel senso di byte che se ne vanno. Certo, certo che consuma di meno. Saremo tristi perché non ti vediamo, però forse anche allegri. Vabbè, potete fare a meno. Di Salvini, Giulio, per favore. Mo lo metto, infatti. Allora. Ok. Allora, chi guida? Allora, Milo, tanto per perché... c'avevo la domanda sui maledetti array. Avanti. È quella di prima che non abbiamo risolto. Qual è quella che non abbiamo risolto? Quella un attimo che sto mettendo volta. Salvini, ma non riesco a... Dai, lascia perdere Salvini. A quanto pare devo stare così. Giulio forse intende quella sull'inizializzazione dell'array a dimensione non fissata. Quella cosa no. Allora... Tutta questa roba, per fare questa roba qua dobbiamo andare avanti con... vi devo spiegare ancora delle cose, Giulio. Abbi pazienza. Perché, allora, con le vostre conoscenze di adesso non potete fare le cose dinamicamente. Dovete decidere prima quanto è grande sta array, no? Lo scegliete grande in maniera che dici, vabbè, se dico, no? Hai capito quello che voglio dire? Dovete programmare come si programmava negli anni 60. Negli anni 60 non si poteva allocare dinamicamente la memoria e si abbondava, quindi facciamo un array da 50. Sì, quanto possono essere i dipendenti? 1000, poi in realtà sono 12, no? Però siccome 12 è meno di 1000, vabbè, hai allocato della memoria, buonasera. Ok? E quindi fare anche una cosa che se inserisci tipo esempio meno 1, di stoppare... Sì, posso dirvi adesso fatemi spiegare come si fanno queste cose qua, perché mi avete stufato. Questa roba dello scanf è veramente orribile. Allora, chi guida? Ditemi un guidatore, Francesco. L'ho guidato l'ultima volta, vai. Si vede? Sì. Allora, vi devo spiegare un paio di cose. Una dovrebbe essere veloce, ok? Perché mi mancano ancora degli elementi proprio sintattici, ok? Di sintassi proprio. E questa cosa che vi spiego oggi si chiamano le unioni, ok? Le unioni sono come delle strutture dati. Solo che mentre nelle strutture dati i dati sono organizzati uno sotto l'altro, aspettate, vi faccio un disegnino, sennò qua non si capisce niente di com'è. Aspetta, mi riprendo un attimo lo schermo e poi te lo ridò. Aspetta un attimo. Ok, arrivo.
Ok, quando io dico una struttura, quando io dico, quando definisco una struttura, struct a, e la definisco che c'ha int x, int y, int z. Questa in memoria è una struttura che ha, ecco, vabbè, insomma, adesso la faccio alla porco mondo, ha tre interi uno sotto l'altro, x, y e z, ok? Quindi è grande tre interi, ok? Le unioni, se io dico union A e ci metto, adesso a questo punto posso mettere int x char y double z, poi capirete perché. Queste sono, in memoria, stanno tutte nello stesso posto, che è il posto più grande dei tre, cioè è la dimensione di un double in questo caso, che è il più grande. Se io adesso dichiaro un'unione, la dichiaro, la unione A, la chiamiamo A piccolo, e poi dichiaro un puntatore a un'unione, allora P meno superiore X è uguale a P meno superiore Y ed è uguale a P, uguale logico, a P meno superiore Z. Cioè puntano tutti allo stesso punto, che è questo. E allora, ok. E quindi a che serve? A che serve? Allora, prendiamo per esempio le variabili di Python. Una variabile di Python è quello che si chiama typeless, cioè non c'ha tipo. Se serve una stringa, sarà una stringa. Se serve un intero, sarà un intero. Se serve un double, sarà un double. Come può essere implementato questo? Siccome Python è scritto in C, come si fa dentro a farla questa cosa? La si fa con un'unione, un'unione di tutti i tipi, ok? In maniera che naturalmente lo spazio in memoria è, diciamo, sprecato. Se io per esempio qua uso la char, io qua sto usando soltanto una piccola parte di questa memoria, mentre invece la mia unione è grande, tutto è grande quanto il double, no? Capite? Però in compenso io posso cambiare il tipo come voglio, basta che cambio membro. Ok, il tipo di questo qua, il tipo di x è int, il tipo di y è char e il tipo di z è un double. Però non è un po' uguale a definire una variabile z e poi usarla come cavolo di parate in pratica? Facendo i cast, sì. Okay. È uguale, ma i cast, ricordatevi che sono una zozzeria. Cioè, se sbagli un cast, ti va a ramengo il programma e te non sai nemmeno dov'è che va a ramengo. Mentre invece okay. Un'unione è una forma, diciamo, sicura. A seconda, quindi campo... è chiaro che all'interno dell'unione comunque
se vi accediamo in modo sbagliato otteniamo delle informazioni sbagliate. Certo. Ok. Possiamo farlo, possiamo provare proprio questo. Allora, questo adesso io ridò lo schermo a chi guida. E intanto. Ma quindi ognuno Union è una funzione. No, non è una funzione, è una struttura, è diciamo una struttura dati in cui però i dati non sono non coabitano, o perlomeno sì, stanno uno dentro l'altro, adesso non so come dirlo, ma capite? Adesso proviamo a farlo. Excuse me un attimo solo che salvo anche questa. Ok, allora no, facciamo una unione, non un abstract union. No, vabbè, quella la puoi scrivere. Ok, vabbè. Ok, allora scrivi union A, poi vai dentro l'unione e scrivi quello che abbiamo scritto, int x, ci va un punto e virgola. Punto e virgola. Ok, dopo la graffa ci va il punto e virgola. Ok, adesso proviamo a fare questa cosa qua. Dichiariamo un'unione, un'istanza di un'unione. No, dentro il main. Dai, che poi vi spiegherò una cosa con cui farete i programmi che direte davvero. Union A. Sembra diventare un clickbait questa lezione di YouTube comunque. Sì? Eh sì, facciamo tutte le cose che non ti hanno mai insegnato. Un programma. Se facciamo pure le live sul sito Viola. Sul sito Viola. Spazio A piccolo e poi facciamo sì, e poi facciamo una cosa complottista, punto e virgola, in cui dice il coronavirus è nato così, e poi facciamo anche una union, dai su, forza che ci abbiamo union A, asterisco, spazio asterisco P, uguale ampersand di A. Così ci abbiamo pure un puntatore puntato, punto e virgola, punto e virgola. Ok, adesso mettiamo un double bello grosso, ok? No, facciamo... adesso basta dichiarazioni, adesso facciamo A.z, che è il nostro double, e ci mettiamo dentro uguale 23, no, 2.3 per e alla 7, no, e 7, no, senza per. Questa è notazione floating point. Sì. Vuol dire 2.3 con 7 zeri, quindi 2 miliardi, eccetera, eccetera, punto e virgola, no, 23 milioni, punto e virgola. Ok, adesso facciamo tre stampe in cui vediamo che cosa si vede all'interno di ciascun... Allora, printf... Allora, il primo lo facciamo proprio... Allora, stampiamoci il puntatore, tanto per essere sicuri che... Allora, %P, e poi scrivi, visto come double,
e poi scrivi spazio per 100 ADL. Sì, oppure no, no, lo devi mettere F. Sì, scrivi con F. No, facciamo, mettiamogli 20.4F, cioè sono 20 cifre con 4 decimali che tanto non serviranno. Perché no. E qui ci metti P meno superiore Z. Freccetta meno superiore z, ok? Qui quindi accediamo al campo dell'unione che è una double, d'accordo tutti? Bene, un altro adesso... printf. Poi un altro printf uguale a questo. Ah, scusami, finiamo, no, serve anche P, serve anche P, abbiamo due cose da stampare. Quindi P e poi P meno superiore Z. P virgola P meno superiore Z. Ok, anche qua P virgola meno superiore X o Y, quello che vuoi tu. Y. Quindi qui è P visto come char. Okay. Pronto? Su quello là, Francesco. No, sulla riga prima devi dire visto come car e poi ci metti %c, così ci stamperà il carattere. Oppure facciamo %c spazio, no, fermo, aperta parentesi, %d, in maniera che ce lo facciamo stampare anche numerico, questo ce lo stamperà come carattere e anche come numerico. Scusami, mi metti... Alla riga 16 devi aggiungere un altro campo. Sta andando troppo. Alla riga 16 devi mettere virgola P meno superiore Y di nuovo. Due volte lo devi mettere. Perché uno lo stampa come carattere, l'altro lo stampa come numero decimale. E adesso il terzo è P meno superiore X. No, però devi mettere %D. Sì. Carattere non stamperà probabilmente niente, giusto? Perché non esiste un carattere che nasce da 23 milioni. Ma no, ma lui non stamperà 23 milioni, lui non vede 23 milioni, lui vede 8 bit. Dio sa come sono messi questi bit. Allora, come si chiama questo? Union? Union. Era così, sì. Scordi. Ah, compila. Già bene. Ok, vai. Scusa, puoi ingrandire, non vedo niente. È vero. No. Che? Okay. No, ma a parte i controlli di zoom. Stampa solo un X. No, aspetta un attimo. Scusa, torna un attimo, c'è un problema. Il terzo indirizzo non lo stampa. No, manca la P. Manca una P. No, no, alla terza, alla riga 17. Vedi che qui manca la P. Ok, salva. Francesco, non sei sicuro che hai salvato? Sì, ha salvato. Allora, come vedete, i tre indirizzi sono uguali, no? Cioè, il puntatore punta allo stesso punto. Allora, scusatemi, colpa mia, abbiamo fatto un po' stupido questo programma, dobbiamo farlo con dei numeri un po' più complicati, perché ovviamente quando lui... Allora, il campo... pieno è quello double che effettivamente stampa bene. Però io volevo fare un'altra cosa. Il punto è che
che dentro il campo char e dentro il campo int ci siano degli zeri è da aspettarselo, perché questi sono un sacco di zeri. Ma a me invece non stampa proprio nulla, non stampa gli zeri. Male. Cioè è vuoto. Vuol dire che hai sbagliato nel confonderti. O ti sei confuso nello sbagliarti. Riprendi un attimo, mettiamoci un numero più intelligente. Al posto di... per cento C non è niente, cioè non... Per cento C non è niente, allora se vuoi possiamo metterci delle virgolette in maniera che vediamo... Allora, intorno mettici degli apici singoli. No, se, virgolette doppie, se vuoi mettere delle virgolette doppie devi mettere backslash virgolette, perché ci sono già le virgolette. Se no metti degli apici singoli. Intorno al percento C. Non me lo fa. Ok, va bene. Così vedremo se stampa qualcosa. Fermo, fermo, fermo. Adesso mettiamo in A.Z, alla riga 14, mettiamoci un numero più. Mettiamoci 2. Senza E alla 7, che è una stupidaggine metterci tutti questi zeri. Mettici 2.359, mettiamoci pi greco. 'Pi greco' non mi ricordo. Allora, devi includere mat h. Hash include minore mat math.h, e poi sotto quello si chiama tutto maiuscolo m, mi sembra, se mi ricordo bene si chiama tutto maiuscolo math underscore pi maiuscolo pi. Sì, tutto maiuscolo. Spero, non sono sicuro. Salva. Così questo c'ha tutte le, c'ha sempre delle cifre. No, non si chiama così. Come si chiama? Aspetta un attimo. Questo è MP. No. Questo qua lo dice in verde. Aspetta. Did you mean MP, dice. M underscore P? Eh sì. Did you mean... Aspetta. Sì, M underscore P. Anzi, ce ne stanno vari. Puoi fare... Vabbè. Ok, facciamo M underscore P. E punto e virgola avrà? Union. Vai. Ok, allora, già molto meglio, perché lui fa vedere, vabbè, qua sì, dovevamo cambiare il numero di cifre dopo la virgola. Facciamo il contrario, facciamo, scusa, riprendi un attimo il programma velocemente. Facciamo che invece di stampare 20.4f lì, stampiamo 20.18f, cioè 18 numeri dopo la virgola e 20 numeri in tutto, compreso il punto. Eccolo. Ok. Ammazza, ci sono due zero di seguito. Questo non l'avevo mai notato. Forse allora, guardate quello che succede. Il car, visto cioè, noi stiamo tutti puntando proprio all'inizio della struttura dell'unione, no? Quindi dipende molto da come è... siccome abbiamo messo un double... Dipende molto da come è strutturato il double, il numero che compare. Ma vedete che compaiono dei numeri a caso sostanzialmente,
perché noi abbiamo inizializzato con pi greco e però lo guardiamo come un char e il, per esempio il carattere 24 non è un carattere stampabile nella tavola ASCII. E quindi lui fa quello che può, ci mette un affaretto, ok? Avete capito quello che abbiamo fatto? Cioè sostanzialmente le cose che guardiamo quando guardiamo un altro campo, cioè lui ce lo fa fare perché abbiamo fatto delle operazioni perfettamente legali. Sì, qua potete provare a vedere se esce fuori qualcosa di leggibile, per esempio. Ecco, per esempio, qua vi è andata meglio. Da una parte leggete una I e dall'altra parte, siccome gli interi sono segnati, leggete un numero negativo. Ok? Però sono operazioni casuali. Per esempio, potrebbero essere un buon generatore di numeri casuali, no? Scorrere il double. D'altra parte, noi potevamo fare che l'unione fosse leggibile come una stringa. Vabbè, lasciamo perdere, voglio fare altro. Cioè, invece di metterci un solo carattere, nell'unione ci potesse mettere un array di caratteri. Io non ho capito bene, ma quindi cioè, l'unione è un tipo particolare di struttura? No, non è diversa da una struttura. Nell'unione tutti gli elementi dell'unione si sovrappongono. Nella struttura si ordinano, no? Nell'unione si sovrappongono, ossia è come se fosse un tipo variabile. Ok, l'unione A è un tipo che ogni tanto può essere considerato un intero oppure può essere considerato un carattere oppure può essere considerato un double. Come si fa a... Allora, generalmente come si usano le unioni? Le unioni si usano all'interno di strutture in cui dentro la struttura c'è l'unione e poi c'è un altro campo che è fuori dall'unione, che ti dice qual è il tipo da usare. Capite quello che voglio dire? In Python, probabilmente, lo dico così, non ho verificato, i tipi del Python sono probabilmente un'unione di tutti i tipi possibili, sono una struttura che contiene un'unione di tutti i tipi possibili con anche la nozione di qual è il tipo corrente, il tipo che viene usato in quella data istanza. Chiaro? Sì, io sono. Ok, bene. Basta, andiamo avanti. Ok, adesso vi insegno, adesso facciamo il clickbait. Le cose che nessuno vi insegna è che invece facciamo un altro programma. Poi me lo mandi questo, anzi sì, mettilo in chat, dai. Quello che gli etologi non vogliono dirvi. Ecco, sì. La scoperta sulla proteina magica. Via dopo perché adesso ecco, no, sta sopra, guarda, lasciate. Trovato. No, sì, mandate, perché poi alla fine non mi mandate più niente, io sto sempre lì appeso con la qualsiasi. Sì. Ad aspettare che Filippo mi mandi le cose. Okay. io mando sempre. No, non ho, questa volta non ho ricevuto niente. No, questo ma perché io non ho fatto niente la volta scorsa? Vabbè. No, forse ho sbagliato, forse devo mandare qualcosa, non mi ricordo. Sì, comunque un po'. Qualcosa, non fa niente. Deve essere arrivato. Sì, è arrivato.
Ok. Ok, allora adesso facciamo un programma al quale si possono passare linee di comando. Cioè, si possono passare argomenti nella linea di comando. In pratica facciamo il programma ciao. Che però sì. Che però risponde a certi requisiti, cioè risponde a quello che saluta. Allora, int main, molto semplice, non vi fate illusioni. Allora, no, non è più aperta parentesi, chiusa parentesi, ma main ha degli argomenti. Int argc, int spazio argc, no, argc è tutto attaccato, virgola, const char spazio argv. Questa è la maniera classica di... Però questi li potete chiamare come vi pare. argc, argv è il classico. Aperta quadra, chiusa quadra. No, scusami, non è così. È const char star argv, stella. Ok. Allora, che cosa gli sto passando a main? Gli sto passando un int e poi il secondo che cos'è? Un array, diciamo. Un array di puntatori a char, ok? Va bene? Sì, sì. Tutto chiaro? Sì. Ok. Adesso facciamo... questo si dovrebbe chiamare ciao0.c, che ne faremo vari... Facciamo pure l'error recovery. Allora, alla riga 7 scriviamo printf, aperta parentesi, aperte virgolette, ciao spazio per 100s punto esclamativo backslash n e poi virgola e poi argv aperta quadra ci vale asterisco 1 no non ci va niente aperta quadra 1 perché questo è il puntatore che si trova nella locazione 1 dell'array argv. Ok, e chiusa parentesi, chiusa quadra, chiusa parentesi, punto e virgola. Compila. Ma da chi gli viene passato quel puntatore di array e quel... Fai domande troppo... No, questo è magico, questo programma. Ok, adesso scrivi ciao 0 Giulio spazio Giulio invio. Ok. Cosa succede? Io glielo passo sulla riga di comando. Basta usare scanf. Passate la roba sulla riga di comando. Giù, però rispondi. Ti saluto.
Ok. Se scrivi ciao Filippo, ah, senza ricompilare. Ok, allora questo però quando abbiamo tanti input da mettere, cioè, nel programma di Giulio Vecchio dovevamo mettere 8000 menu, 8000 cose ogni giorno. Ok. Ok. Ok, adesso il programma c'ha un bug. Ok, per esempio questo, lui stampa solo il primo. Ok? E poi c'è un altro bug. Se tu scrivi ciao zero solo, che succede? C'è un nulla. È andata bene, perché potrebbe andare a sbattere il programma. Stai accedendo a una cosa che non c'è. Mm-hmm. Ok? Quindi dobbiamo fare ciao 1 che ci protegge dal... allora, apri e ci protegge dall'errore, perché lo prende in mano qualcuno che non sa niente, scrive ciao e succede questo. Quindi noi dobbiamo fare che se non c'ha l'argomento, notare, l'argomento è il primo, ma gli array cominciano da zero. Che cosa ci sarà nell'argomento zero? Lo andiamo a vedere. Allora, mi sembro Salvatore Aranzulla. allora, alla riga 6 vai a capo. Qui dobbiamo dire che se non c'ha argomenti, no? Se non c'ha argomenti, lui deve scrivere un errore, ok? E uscire, non deve fare il printf, vero? Ok, allora, if, no, che ciclo fuori? Un if. If. Allora, chi è che ci dice il numero degli argomenti? Ma è ovviamente argc, che non abbiamo ancora usato. Argc è la conta degli argomenti passati in ingresso. Aspetta un attimo, c'è una parentesi qua. Ragazzi, scrivete con i piedi. Aperta parentesi. Argc, spazio, allora, qua che cosa dobbiamo dirgli? Se per caso argc è minore di 2, perché gli argomenti devono essere almeno 2, e poi vedrete perché, allora è errore, no? Allora qua vai a capo e scrivi aperta graffa, printf. Allora, qua invece di scrivere ma non si fa così, scriviamo qual è l'utilizzo del programma. Allora, scriviamo così, aperte virgolette, no, scriviamo una cosa seria, percento S, due punti, spazio, facciamo utilizzo, backslash n, no, backslash n, poi percento s, spazio, nome, scritto nome, puntini, backslash n. Ok, perché abbiamo messo percento n? Perché ci mettiamo il nome del programma, virgola, e il nome del programma si trova proprio in argv0. E questo è il clickbait della giornata, argv di 0.
No. No, aperta quadra, chiusa quadra, 0. E siccome lo mettiamo due volte, virgola, ancora, no, vi, ci va una virgola, argv di 0, perché c'è due volte. Ok? Oh, aspetta, aspetta, no, no, fermo, fermo, fermo. Devi uscire qua. Per cui, sotto, sotto il printf dell'errore, bisogna fare return... spazio meno 1. Questo usciamo con un codice di errore, punto e virgola. Invece sotto ancora, punto e virgola. Sotto ancora sotto usciamo con... No. No, 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 no. Fuori, sotto. Alla fine, sotto la riga 12, usciamo col codice di errore 0, che vuol dire che è giusto. Punto e virgola. Ok? Questo è scritto, così è scritto proprio corretto, corretto, corretto. E no, devi compilare, questo si chiama CHA1, no? No, sbagliato. Meno, meno O minuscolo. Vedete che GCC usa esattamente questa tecnica. Per tutte le argomenti da riga di comando. Fai invio. Ok, adesso fai questo, scusami, fai Windows. Prova a fare questo. Echo. No, E-C-H-O. Spazio. Dollaro punto interrogativo, non credo che funzioni. Punto interrogativo, no, punto, no, cazzo, adesso non funziona, no, ok. No, allora prova a scrivere echo per cento, punto interrogativo per cento. Invio. No, niente, vabbè, lasciamo perdere. Questa è una cosa che funziona nello shell, in uno shell serio, non queste linee di comando. Tanto perché, no, tanto perché funziona su Linux. Potete vedere la, il valore di ritorno della, della, del, della, del comando. Se allora, facciamo questo... echo ciao 1. No, echo ciao 1 vi dice ciao 1. No, lascia perdere. Fai ciao 1 Milo. Ok. Questo funziona. Ok, e ritorna. Se non mettete la... la... Noi del futuro funziona. No. No, perché... oh, adesso facciamo ciao 2 in cui lui printa tutta la stringa di argomenti. Però okay. Se noi ci mettiamo le virgolette, a noi del futuro funziona, no? Certo, perché è un solo argomento. Prova a metterci le virgolette, è una sola stringa. Sono finito. Mettici le virgolette intorno a noi del futuro, ma noi non è questo che vogliamo fare. Ok, così funziona, no? Perché? Perché messo fra virgolette, quella è una sola, è un solo argomento. Tutto chiaro? Ok. Allora, adesso invece lo facciamo che funziona anche senza le virgolette. Se funziona anche senza le virgolette, vuol dire che... deve essere in grado di stampare tutti gli argomenti. Adesso questo è ciao 2. Ci siamo? Sì. Dai, ci abbiamo ancora 12 minuti. Ce la dobbiamo fare in 12 minuti. Allora, questa va bene. No, il controllo dell'errore ci vuole. Metti sopra, alla riga 6, metti un... facciamolo, scriviamolo in C cacher proprio. Int... vabbè, possiamo farlo così.
farlo in una maniera intelligente. No, niente. Int c, punto e virgola. Ok. Anzi no, scrivici int c uguale a 1. Ok, e poi vai sotto alla riga 12. Aggiungi una riga, no, sotto la graffa, dopo. Se è sbagliato lui fa quello. Se no lui fa printf, aperte virgolette, e ci scrivi solo ciao senza backslash n. Ciao spazio, senza backslash n. Senza virgola, senza niente. Però ci vuole uno spazio dopo il ciao, perché altrimenti non spazia bene. Ok? E poi fai. Vai a capo e fai while, aperta parentesi, c è minore di arg c. No, c è minore, no, veramente sarà, dunque, c, vabbè, proviamo con minore, ok? Poi vai a capo, apri una graffa. Ah, no. E ci metti, no, il printf che sta alla riga 18 lo metti lì dentro. Però va modificato, va levato il ciao. E poi va messo, no, va messo non spazio per 100s, ma per 100s spazio senza il backslash n, perché non deve andare a capo. Punto esclamativo. No, senza il punto esclamativo. E poi ci metti argv di c. Ok, e poi dobbiamo incrementare c. Allora, questo per il momento lo mettiamo fuori per chiarezza, più più c. Però lo potremmo mettere dentro le parentesi quadre. Come post incremento. No, no, deve stare dentro le graffe, Francesco, se no questo non... Il while è tutto quello che sta dentro le graffe. Quindi più più c. Ok? Oh, alla fine va messo, allora, printf, aperta parentesi, aperte virgolette, punto esclamativo backslash n, senza percento s. Questa è la chiusura, no? Il prima è un'apertura, l'ultima, la seconda è una chiusura. Ok. Salva. Non niente. Eh? No, niente. Questo è ciao 2, però. E con la O, meno O. Meno O. No. Oh, qualsiasi cosa lo so mettere. 2. Mette ciao 2 e ci metti qualsiasi cosa. Giusto. Beh, qua è sbagliato, per cui non... No, ho sbagliato. Allora, vedete che c'è ancora un errore. Dov'è l'errore? L'errore è del Migliorini. A parte il mio, di errore. E in che senso, però? C'è uno spazio prima del punto esclamativo, che è una cosa che in italiano non si fa. In inglese magari? No, no. Non si fa mai. Da dove viene questo errore? Che abbiamo messo... Prendo il tono. Al print. Esatto, lì nel while. Ah.
No, se lo togli poi è tutto appiccicato. Se lo togli viene tutto appiccicato. Quindi? E quindi... Come facciamo? Lo mettiamo prima della parola. Mettiamo lo spazio prima della parola. Proviamo. Però si sposta tutto. No, devi togliere lo spazio dopo ciao, però. Giusto. No. No, no, no. Quello era giusto. Quello quello... Giusto. No, no, no. No, no, però... Ciao, aperte virgolette. No! Aperte virgolette. Ciao. Ecco, così. Quello va così. Sotto la riga 16 va con lo spazio messo prima. Ok. Per compilarlo. Certo. Ok. Va bene? Sì, io ero un attimo, non posso tornare sul codice. Sì. E quindi in arg0 ci sta, la, cioè c'è proprio scritto ciao 2. Nome del programma. Il nome del programma. E... cioè, praticamente argv contiene tutta la riga di comando mm-hmm. in un array di puntatori a carattere. Mm-hmm. E argc okay. Il numero, perché tu devi sapere questo, vedete che argv non è chiaro quanto sia grande, perché viene allocato dinamicamente. La prossima volta faremo l'allocazione dinamica della memoria, così abbiamo completato tutte le cose. Ho capito. Ok? Va bene? Mm-hmm. Ok, fermo la registrazione perché concludiamo qua. Oggi abbiamo fatto benissimo, siamo andati benissimo. Vamo, c'è una bella pausa.